Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di non è make-up, ma è un fantastico set di tisane. Sapete la mia passione per le tisane. Ho trovato questo set della Pompadour Winter Collection e in offerta a 4,50 euro. Quindi era dopo le feste di Natale. Però in super offerta contiene 30 bustine e l'ho voluto provare. Tanto il cofanetto è questo, eccolo qui, con dentro tutte le tisane e direi che, dato che sono una più buona dell'altra, ve ne parlo un attimo una per una, così le vediamo anche. Allora direi, ne tiro fuori una di ognuna, che profumo che c'è qui dentro, davvero, e così ve ne parlo un attimo. Allora, intanto tutti quanti questi sei infusi non contengono teina, quindi sono perfetti anche da bere alla sera. Tanto per farci capire, io me ne sto bevendo una anche adesso, che ora ve ne parlo. E allora, il primo che vi mostro è questa 1001 notte. Eccola qui. Ok. Leggo le istruzioni, leggo cosa dice, e dice che è un mix con spezie aromatizzato per infuso. Contiene spezie, cannella, zenzero, cardamomo, pepe nero, chiodi di garofano, estratto di vaniglia, radici di cicoria, aroma di arancia e cannella, aroma di vaniglia, liquirizia e scorza d'arancia. Allora, devo dire che questa intanto è molto speziata, quindi soprattutto per me che mi piacciono quelle speziate è perfetta. Poi ha un profumo dolce, molto dolce, e anche il sapore è bello dolce. Quindi è speziata sì, ma dolce. Ah, in ognuna ci metto anche il voto, così le vediamo bene. Questa per me è fantastica. Io non so se ci sono anche singole, ma faccio questo video anche nel caso che ci siano le confezioni singole, perché è una di quelle che io super ricomprerei. La seconda che vi mostro invece è questa, Magic Emotion. Eccola qui, e dice di essere, leggiamo, un mix alla frutta aromatizzata all'uvetta, rum e arancio. Contiene frutta, mele, rosa canina, scorza d'arancia, ibisco, aroma di uvetta, rum e arancia e cannella. Allora, prima di tutto, il rum non si sente, quindi tranquille che non vi ubriacate con questa. Però ha un profumo bello speziato ed è abbastanza dolce anche. Però è una di quelle che sinceramente io non divento matta, perché è buona, è speziata, ma se ne trovano in giro speziate oppure dolci. Questa è proprio base base e quindi è una di quelle che mi piace meno. Poi andiamo avanti. Questa è Magia d'inverno. Spero che la metta a fuoco perché questa è fantastica. È quella che sto bevendo anche adesso, è proprio lei. Allora, Magia d'inverno è stata una sorpresa per me e dice di essere un mix alla frutta aromatizzato alla mela e cannella. Contiene il 44% di mela, poi rosa canina, ibisco, cannella, aroma di mela, aroma di cannella, liquirizia, foglie di mora, scorza d'arancia, vabbè, acido citrico e acido di mele. Allora, questa è fantastica. Cioè, sa di mela, è come bersi un infuso di mela, proprio il profumo durante l'infusione è mela, il sapore è di mela, quindi è davvero fantastica e è leggermente, sto continuando ad usarla, è anche leggermente speziata, quindi è davvero perfetta per l'inverno. Ovviamente deve piacervi la mela, però questa qui penso che sia la migliore di tutto il pacchetto, proprio è wow. Andiamo avanti con le altre. Questa è garofano e cannella. Eccola qui, la metti a fuoco, speriamo di sì. Ok, e dice di essere un mix alla frutta con garofano e cannella aromatizzato. Contiene ibisco, frutta, rosa canina, mela, scorza d'arancia, bacche di sambuco, scorza di limone, cannella, aromi, foglie di mora e chiodi di garofano. Allora, questa è un'altra di quelle che non mi fa impazzire perché si sente la cannella, sì, molto, però forse ha anche un po' il garofano che la rende speziata, ma non mi sa di troppo. Quindi è una delle
Due che non prenderei, però sa davvero tanto di cannella, questo ve lo posso garantire. Se vi piace, allora potrebbe piacervi davvero tanto. Andiamo avanti con arancia rossa. Eccola qui. Come si potrà immaginare dal nome, arancia rossa è a base di arancia. Andando a leggere, mix la frutta aromatizzata all'arancia rossa. Contiene 49% di frutta con rosa canina, mela, scorza d'arancia rossa, scusate, e bacche di sambuco, poi ibisco e aromo di succo d'arancia. Allora, questa è davvero un infuso all'arancia. Poi sa davvero d'arancia sia durante l'infusione che nel sapore. È leggermente aromatizzata, quindi non è proprio un'aranciata, ma c'è un po' di aroma. E sembra davvero invernale perché l'arancia è in inverno, spremuta d'arancia, quindi davvero anche questa è un'altra di quelle che mi sono piaciute molto e mi hanno sorpreso. L'ultima è questa, mora e lampone, e ovviamente è alla mora e al lampone. Dice che è un mix ai frutti di bosco aromatizzato alla mora e lampone e contiene ibisco, frutti di bosco 32%, con rosa canina, lamponi, mirtilli, more, fragole, bacche di sambuco, aroma di more e lampone, mela, scorza d'arancia e menta piperita. Allora sa davvero di mora e lampone, sa di frutti rossi. Poi è profumata, è dolce, è leggermente speziata, ma leggermente, leggermente. E durante l'infusione lascia il profumo di mora che è fantastico. E quindi un'altra di quelle che è stata una vera scoperta. Cosa dire? Secondo me, le apro che facciamo prima. Eccole. Secondo me ci sono quelle classiche che sono l'arancia rossa e l'amore lampone, e poi quelle un po' più periodiche o invernali. Anche il mille e una notte è abbastanza. Potrebbe andare bene anche in estate, no, però in altre stagioni perché comunque sia è dolce. Mentre Magic Emotion, Magia d'inverno sono proprio invernali, ma sono fantastiche. Di 6 direi che 2 non mi hanno soddisfatto, mentre ce ne sono, ho visto una che ha preso un 9 nel voto, avete visto, io un 10, tutte le altre comunque 8, quindi wow, è stato un super 7. Io non so, ripeto, se sono anche singole queste, perché io le prenderei subito, oppure se è solo questo kit, però il prezzo vale davvero la pena perché sono 30 bustine, 6 per ogni gusto, no, 5 per ogni gusto perché sono 6 gusti. A 4 euro, neanche 5 euro, davvero una super super offerta e un super super 7. Fatemi sapere se questo video diverso dal solito vi può piacere ogni tanto e soprattutto se vi sono stata utile, se l'avete provata qualcuna e come se sono piaciute, se ne avete altre da consigliarmi perché sapete che io amo le tisane e gli infusi in tutti i gusti. E cos'altro dire? Direi nient'altro. Come sempre, se ti è piaciuto il video, mettimi un like e iscriviti al canale così non perdi le prossime recensioni. E al prossimo! Ciao!